nei prossimi giorni, tornerà sicuramente il presidente Scopelliti, sfileranno in questa città tutti gli assessori regionali che naturalmente ci verranno a dire che anche mio tramite i colleghi consiglieri regionali anche del PDL cercheranno di dare una mano di aiuto alla nostra comunità. Certo, noi siamo sinceri, diciamo le cose come stanno, non continuiamo a raccontare cose non vere ai cittadini, perché in questi anni credo che ci siamo caratterizzati come l'amministrazione che ha fatto le cose che ha detto, non ha mai fatto le cose diverse, non ha mai fatto cose diverse rispetto a quello che ha detto, e io credo che i cittadini in questi anni ci abbiano dato grande testimonianza e grande solidarietà, grandi soddisfazioni, proprio perché in questi anni, puntando sull'immaterialità del rapporto, abbiamo realizzato le cose che abbiamo detto. E anche in questa campagna elettorale vi diciamo che la Regione Calabria sarà sicuramente, come è stata già in questi due anni, molto vicina alla nostra comunità, ma che non cambieremo e non stravolgeremo la vita della gente, perché non è possibile. Potremo far arrivare finanziamenti, potremo parlare di grandi progetti nella sanità, sulle vie di collegamento, sulle infrastrutture, per come abbiamo già detto negli altri comizi, ma sicuramente non possiamo raccontare frottole a nessuno. Dobbiamo dire che è un momento difficile, che comunque il nostro comune è un comune risanato, perché il nostro comune, per come è scritto nelle carte, è il miglior comune sicuramente fra i comuni oltre 15.000 abitanti dal punto di vista economico e finanziario, per il lavoro svolto dalla mia amministrazione e da coloro i quali mi hanno sostenuto, e anche Mimmo Lione, che ha svolto un grande lavoro in questi anni al mio fianco, da coloro i quali hanno lavorato per cercare di arrivare a questo risultato. Un comune che ha chiuso il suo dissesto pagando 16 milioni di euro di debiti fuori bilancio, che ha pagato tutti i debiti fuori bilancio post dissesto, che non ha procurato nemmeno un euro di debito fuori bilancio in questi anni, che soprattutto, e non lo dobbiamo dimenticare, in questi anni nei quali, secondo studi nazionali del CGA di Mestre, i tributi locali sono aumentati dell'80%, abbiamo addirittura pensato a diminuire i tributi. E io credo che questo sia un risultato assolutamente straordinario, assolutamente irripetibile, così come tanti altri risultati abbiamo raggiunto dal punto di vista finanziario, dal rispetto dei patti di stabilità, all'approvazione di tutti gli strumenti finanziari, naturalmente nei tempi previsti, ed ancora ad un avanzo di amministrazione che si è mantenuto nel corso degli anni e a un fondo cassa che è anche notevole, perché supera i 3 milioni di euro e ha crediti nei confronti di altri enti sovracomunali, regioni e ministeri. Beh, io credo che questi siano risultati concreti, che siano il punto di partenza dal quale ricominciare con l'amministrazione che sarà guidata da Mimmo Lione e che avrà una grossa aggregazione al suo fianco. Anche perché, amici, noi dobbiamo spiegare perché abbiamo fatto un'aggregazione. Negli ultimi anni l'UDC ha governato da solo in questa città, ma nei momenti di grande difficoltà, non dell'UDC, nei momenti di grande difficoltà di una comunità, nei momenti di grande difficoltà come quello che attraversa il Mezzogiorno del nostro paese, e lo hanno fatto anche a livello nazionale, è necessario superare gli steccati, le diversità, le barriere, è necessario assolutamente cercare di stringersi e fare fronte comune, ed è quello che abbiamo fatto. Avete visto il collega Orso Marzo, stiamo facendo una comune esperienza insieme a lui fra i più giovani in regione. Nessuno ci ha imposto di stare insieme, abbiamo deciso di stare insieme al PDL che governa insieme a noi la regione e costruire insieme al PDL una cintura istituzionale, politico-istituzionale a copertura della nostra comunità. Abbiamo deciso di fare questo percorso comune insieme anche alle altre liste civiche, alla Bussola che fa capo alla dottoressa Peruzzi, all'ex sindaco Peruzzi, insieme alla lista Licorno che fa capo all'amico Francesco Arcidiacono, con i quali abbiamo iniziato un percorso anche nel periodo di consiglio comunale, abbassando gli steccati, non cercando di fare la guerra anche all'interno del consiglio comunale, ma cercando di costruire percorsi di crescita, così come la
lista liberamente, che fa capo anche a un altro consigliere regionale, l'amico Giulio Serra. C'è la costruzione di un percorso che domani dovrebbe avviarsi attraverso questa coalizione a costruire classe dirigente, che supera naturalmente anche la mia esperienza, che è stata un'esperienza importante, ma verso la quale si deve necessariamente guardare avanti, alla quale anch'io cercherò di dare un sostegno, se potrò, dall'interno del Consiglio Comunale, perché la continuità è giusta, ma è giusto anche migliorare ciò che c'è da migliorare e c'è stato da migliorare nel corso della mia esperienza, che è stata una lunga, fruttuosa esperienza, ma che comunque, come tutte le esperienze, ha anche dei lati da migliorare. Io credo che questa aggregazione sia il miglior viatico possibile per costruire questo percorso, che è un percorso che sicuramente potrà continuare ad aiutare questa comunità, senza però, consentitemelo, raccontare frottole alla gente. Ecco perché in questa campagna elettorale, al di là degli attacchi personali violenti che sto avvertendo da parte della controparte, una violenza verbale che ci riporta ancora una volta, consentitelo, a 30 anni fa e che è superata di fatto dalla gente di questa città, beh, io vedo tante proposte o promesse che denotano non cattiva fede, consentitemelo, ma denotano sicuramente mancanza di consapevolezza di cosa significhi amministrare un ente locale nel 2012. Io credo che questo sia il più grosso problema di coloro i quali stanno dall'altra parte. Non hanno la benché minima consapevolezza di che cosa significhi guidare un'amministrazione comunale nel 2012, quando si promette alle giovani coppie di pagare gli interessi del mutuo della propria casa, quando si promette ai disoccupati di costruire un fondo di solidarietà e un fondo per i giovani disoccupati, quando si promette a coloro i quali sono indigenti di costituire un banco alimentare. Siamo veramente in difficoltà nel momento in cui dobbiamo contrapporci a questo metodo di fare politica. Consentitemi, io sono in difficoltà. Io che sono abituato a dire ai miei cittadini le cose che si realizzano solo dopo che ho la certezza che esse si realizzano, nel momento in cui mi contrappongo a questo modo di fare politica violento, arrogante, dalle facili promesse, ho difficoltà. Consentitemi. E allora il mio appello è ai cittadini di questo quartiere, che oggi insieme al candidato a sindaco abbiamo girato entrando nelle vostre case. Il mio appello è a guardare avanti, a non voltarvi indietro, a guardare a questi giovani, a queste famiglie che sostengono questa aggregazione in maniera libera, a guardare al futuro di questa città, a non guardarvi indietro, a non votarvi contro. Perché votare dall'altra parte probabilmente significa votarsi contro, a votarvi a favore, sostenendo un'aggregazione che non cambierà la vita di nessuno, ma che sicuramente potrà dare messaggi di speranza in questa comunità. Continuando a lavorare con lo stesso entusiasmo, con la stessa volontà, con la stessa capacità di questi ultimi anni, cercando di tirare avanti e di difendere il territorio così come abbiamo fatto in questi anni e di non isolarlo attraverso atteggiamenti arroganti, attraverso metodi antiquati che sicuramente non sono al passo con i tempi e sicuramente sono superati. E il mio appello è proprio questo, a voi concittadini, a voi cittadini che sostenete questa parte, che non siete cittadini diversi da quelli che sostengono l'altra parte, perché anche questa mistificazione nei miei confronti di un soggetto che da voi è stato votato in misura plebiscitaria e che ha avuto questo sostegno da parte di tutti proprio perché i miei concittadini hanno avuto la misura concreta di quanto io abbia avuto rispetto per la gente di questa città. Non sono mai animato da contrapposizione o conflittualità nei confronti di chi si schiera dall'altra parte, un atteggiamento distaccato nei confronti della politica, lo sapete benissimo.
Mai mi sarei sognato di dire che chi sostiene l'altra parte non è la parte buona di questa città. Queste mistificazioni, queste bugie che cercano di animare le conflittualità sociali in questa città che sono ormai soffite da anni, perché la città è andata avanti, e io credo che siano la misura peggiore di quanto potremmo tornare indietro se si votasse altro rispetto a Mimmo Liò. Ed è questo l'appello che io vi faccio, di guardare avanti verso quella Cassano libera che noi continuiamo, vogliamo continuare a rappresentare insieme, aiutando anche questi ragazzi, questi giovani, coloro i quali saranno eletti a stare insieme, superando le ragioni della divisione che dovranno essere sempre minori rispetto alle ragioni dell'unità, perché quando si è all'interno di un comune bisogna sempre guardare al grande obiettivo, all'obiettivo dell'amministrazione, e mai guardarsi indietro. E io credo che questo sia proprio il significato della candidatura di Mimmo Liò: continuità da parte di un uomo che in questi anni ha saputo tutto dell'amministrazione, è stato capogruppo per 5 anni, assessore e vice sindaco per 3 anni, e che credo che abbia le qualità per essere la guida di un'aggregazione che ha bisogno di un uomo esperto, di un uomo che ha voglia di lavorare e voglia di servire proprio la nostra città. Ed è per questo che insieme a tutti voi sono sicuro che proprio da questo quartiere di Figurella, verso il quale cercheremo di continuare a dare attenzione nei prossimi anni, avremo il sostegno necessario per festeggiare non il 20 maggio ma già il 7 maggio sera Mimmo Liò sindaco con questa coalizione vincente. Buon lavoro e auguri. Grazie all'onorevole Gallo.